benissimo, benerribo, bentastico, bendizio. Stiamo per continuare un'altra parte di Metroid Prime. Guardate che carina questa cosa. Noi siamo la freccia verde, siamo disegnati fuori dalla mappa. Simpatica sta cosa. Stiamo combattendo contro un fastidiosissimo spettro Chozu, che non muore mai. Appunto, è morto. Qui compare che cosa? Un posto in cui fidarsi con la morfosfera. Qua, poi bisogna saltare qui. Qui. Poi uno e due, yes. Bisogna infilarsi lì. Ah, adesso mi ricordo come far emergere la colonna delle acque. Emergere la colonna delle acque, ripeto, che serve per prendere un sigillo. Qui da qualche parte dovrebbe esserci, infatti, un posto che distruggiamo con la bomba morfosfera. Così esce l'acqua e si alza la colonna. E indovinate cosa c'è dentro la colonna? Ho sbagliato. La farò girare. E voilà. Sigillo Chozu. Questo è il settimo che abbiamo preso. Madonna. No! Dai, non siete cattivi. Preso. Ho ottenuto sigillo Chozu. Questo è il sigillo Chozu, il settimo dei 12. Benissimo, adesso ne abbiamo settimo. Sì, ne abbiamo settimo. Ne abbiamo sette. Ce ne mancano 5. Poi avremo quasi finito il gioco. Ehi, tu. Perché sei vivo? Non dovresti essere vivo. Sono l'unica che merita di essere vivo in questo gioco. Adesso devo andare dove? Adesso dobbiamo riuscire da dove siamo usciti prima. A ricordarsi tutta la strada. Allora, qua. E poi la strada si fa da sé. Qui. Allora. Qua. Qua. Yes! Non so di che cosa parlare, sinceramente. Quando bisogna andare da una piattaforma all'altra non è che c'è qualcosa di tanto interessante da dire, eh. È anche un po' noioso da vedere, se non sbaglio. Scendi, ecco. Io mi sto un po' preoccupando perché se avete per caso visto le ultime due parti precedenti di questo work track, vi ho fatto qualche accenno al fattore psicologico del mio gatto. A quanto preoccupante. Allora, come potete vedere qui c'è una piattaforma invisibile, scovabile con il coso, con il visore raggi X. Mannaggia. Allora, ho capito, devo per forza ammazzare questo, sennò non mi lasciano mai in pace. Ok. Saliamo. Ok. Dicevo, prima vi avevo accennato ai tratti psicologici del mio gatto e ho paura di cosa potrebbe fare adesso che ha visto una mosca. Quando il mio gatto vede una mosca, veramente va fuori di testa. Mi mette a saltellare in giro per casa. Ma dove era arrivato prima? È arrivato da qua, no? Poi era saltato. Ed è arrivato qua. Poi dove arrivare di ma... Yes! Non mi ricordo cosa c'è dietro questa porta. Un'espansione missile, carina!
Adesso fatemi pensare dove devo andare. Grotte Magmur. Magmur. Dove ci andiamo? Cioè dove passiamo per arrivare a Grotte Magmur? Andiamo alle rovine Chazzo? Andiamo alle rovine Chazzo. Sono andato contro la piattaforma invisibile. Vabbè. Ok. Adesso mancano pochi potenziamenti. Più che altro, cioè, quando avremo l'ultimo raggio, quello rosso, cioè la maggior parte dei sigilli che ci mancano, dobbiamo prendere con quel raggio rosso, quindi praticamente quando avremo quel raggio rosso significa che siamo vicini a finire il gioco. E potrei anche già andarlo a prendere, infatti sto andando in Grotto Magmo proprio per prendere il raggio rosso. E prendo, serve il raggio gancio che adesso abbiamo fortunatamente. Apriti, apriti. Ah, ecco, mi sembrava strano che non arrivassero gli spettri. Adesso arriva Spagna. No, questo non c'entra niente. Ne approfitto anche per prendere un'espansione missili barra serbatoio di energia. Ammazziamo prima i simpaticissimi, ovviamente non lo sono, spettri Chazzo, che non mi fanno fesso ora che ho raggio sì, raggio G, visore raggi X. Aia. Come vedete, col raggio, col visore a raggi X si vede un'entrata segreta che normalmente non si vedrebbe. Infatti se fate la scansione scoprite che qui serve la giga bomba. Esatto. Ora Half-Pipe, quindi Turbo Morfosfera. Dai, Samus, Samus. Ma non ci riesco, ma è difficile. Ce l'ho fatta. Ora, stando attenti ai nemici, ci arrampichiamo qua. Esatto. Ecco, qua ci vuole equilibrio. Equilibrio non ne ho, ma lassù nel masso. Uff. Ecco, ogni volta che faccio questo pezzo io ho sempre una paura di cadere. Ok. E vai, espansione di sì. Perfetto. Adesso diriginiamoci alle Grotte Magmur. Non mi ricordo esattamente che strada devo fare. Adesso sbirci un attimo la mappa. Allora. Intanto adesso posso andare anche qua, che è l'ultima parte delle rovine Chozo che non abbiamo ancora esplorato. Ok, dai, intanto ci aspetta già una bella camminata. Qui di sicuro in questa parte non arriviamo alle Grotte Magmur. Di sicuro. Apriti, 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 apriti. Aia. Apriti, oh. Ammazziamo i pipistrelli kamikaze. Qui ci tuffiamo per salvare.
Perfetto, abbiamo salvato. 10 minuti. Quindi grotte magma, ma prima passiamo per la parte ancora inesplorata del rovinicioso, che possiamo esplorare ora che abbiamo raggio gancio. Sbrigati, Spettricioso, è possibile che devo comparire ogni 2 secondi? Ecco qua, lì in quella porta non ci siamo mai entrati, perché io vi ho sempre detto che ci potremmo entrare per molto tempo, ora ci possiamo entrare. Ok, raggio gancio e voilà. Alla faccia di Indiana Jones siamo arrivati qui. Alla faccia di Lara Croft, dai, sempre questo Indiana Jones. Qui ci dovrebbe essere o un'espansione missili o un serbatoio di energia, mi sembra. Beh, comunque non un oggetto di particolarmente vitale per finire il gioco. Ammazziamo i soliti spettri Chozzi che ormai sono diventati. È diventato un hobby ormai uccidere gli spettri Chozzi. E vai. Morto. Si sono aperte due cose. Due bocche per la, come si chiama? Per la nostra sfera. Allora, facendo un bellissimo halfpipe. Cioè l'halfpipe non è che la relazione ho fatto io. Però vabbè. Gigabomba non scomparire, ti prego! Gigabomba? Vieni qui, Gigabomba. Bravo. Ci infiliamo qua dentro, indovinate cosa ci troviamo. Vi dico la verità, aia, non me lo ricordo neanch'io. Guarda, meno male che questo gioco non è come Metroid Prime Hunters per Nintendo DS. A parte che quello per DS proprio lo detesto, cioè non mi piace proprio. Ma al di là di quello, Metroid Prime Hunters, se uno di queste cose qui vi schiacciano, perdi all'istante, invece qui perdi solo un po' di vita. Apriti. Raggio gancio per un'espansione missili. Po, 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 po. Mancano 2 minuti. Allora, se faccio una maratona riesco ad arrivare alle grotte magma, ma appena arrivo devo salutarvi, se no vi saluto alla superficie tallo. Sbrigati ascensore. Abbiamo 1 minuto di tempo per arrivare alle grotte magma, ce la faremo, ma sicuramente no. Superficie Talon. Il Talon da Kirin. Ok, apriti. Voi, ma sì, dai, andatevi, fate una partita solitaria perché non ho voglia di uccidervi. Aia. Vabbè, va. Io vi saluto qui e ci vediamo alla prossima parte di Metroid Prime. Ciao ragazzi!